magari anche se mi scrivete nella chat, se vedete, se sentite, se insomma, se va tutto bene, così mi date questa conferma. Ecco, dicevo, una delle cose più belle che è arrivata una chat, vediamo che cosa mi dice. Vedo, sento, forte e chiaro. Perfetto, grazie mille. Dicevo, una delle cose più belle, più importanti che, così, che io ho sperimentato e che ho imparato in questi anni è stato il fatto di vivere con consapevolezza da tutti i punti di vista. Cioè, io penso che il mio lavoro come persona che insegna a usare gli oli essenziali non finisca assolutamente qui. Cioè, il mio compito non è dirti come usare, che ne so, il lime o come usare, no, la lavanda. Quello è una cosa che all'inizio è utile, ma che poi passa un pochino in un secondo piano, no? Perché le persone poi imparano. La cosa che invece credo che sia ancora più importante sia di ispirare un certo stile di vita, che è quello di vivere secondo la natura il più possibile, no? Che permetta di rispettare l'ambiente, che permetta di usare le risorse che abbiamo sia personalmente, no? Quindi nelle nostre tasche, diciamo così, che anche nel benvenuta, che anche nel così per quello che invece riguarda proprio l'ambiente. Ecco, quindi penso che quando si parla di consapevolezza sia una cosa veramente a tutto tondo. Allora, se adesso appunto magari voi sapete se siete endoterra oppure meno, me lo potete scrivere, però sicuramente tutti voi conoscete questa guida, no? È la guida live. Ora io adesso in mano ce l'avevo stampata in inglese, ma si trova tranquillamente in italiano, la potete scaricare dal sito oppure la potete anche acquistare in formato cartaceo se preferite. Qui ci sono diversi tipi di soluzioni che spiegano come con una scatola di oli e un pochino di informazioni e una guida. Benvenuta Luciana. Dicevo, con un po' di oli, di solito quelli magari del kit di base, no? Più una guida si riesca a prendersi cura di sé e a risolvere molti problemi. Quindi normalmente quando le persone aprono un account quanta gente, mi sa che questa sera abbiamo iniziato prima perché vedo che sono solamente le 9:02. Ciao a tutte. Stavamo guardando per chi è arrivato ora questa guida molto molto velocemente. Qui ci sono diverse soluzioni che poi magari possiamo guardare un pochino meglio dopo e alla fine di questa guida c'è una pagina che riguarda un consulto del benessere in cui la persona che vi ha introdotto ad Uterra vi aiuta a trovare così le cose che servono di più e qui chiede di lavorare su tre obiettivi. Questa è sicuramente una cosa buona perché la cosa importante è che all'inizio uno sappia che cosa fare, no? Però tendiamo magari a lasciarlo un po' lì, no? A dire ma sì, adesso ormai lo so. Invece, tornando al discorso che facevo prima, cioè a quello della consapevolezza nelle nostre scelte, nel nostro, così, nel nostro, modo di affrontare la vita in un certo senso, c'è anche proprio così, la possibilità di continuare a fare questa cosa. Chiudo un attimo, allora chiederei a Concetta se puoi chiudere il tuo video se non compari, solamente perché così no, non è Concetta. È qualcun altro.
Un attimo che controllo, perché così quando le persone riguardano questo video, magari diventa più semplice per loro. Ma allora non so che cosa sarà. Ok. No, era solo perché, non perché io sia particolarmente bello e interessante, penso solo che per qualcuno che guarda successivamente possa essere più utile avere me qui, ma non so come si fa, quindi, però volevo fare vedere adesso una foto e quindi magari vediamo. Più che una foto, volevo vedere, volevo farvi vedere una pagina. So view, nope. Ok, ed è questa pagina qui. Non so se si riesce a vedere bene perché almeno nel mio schermo la mia pagina è tanto piccolina, la mia immagine. Però questo è il programma che io ho fatto per marzo. Lo faccio ogni mese. Cioè, io penso, che cosa succede questo mese? Quali sono i miei obiettivi in base a quello che mi aspetta? Ora è chiaro che gli imprevisti ci possono sempre essere, no? Però più o meno diciamo che abbiamo un'idea di quello che, così, di quello che sarà il nostro programma, la nostra vita in quel periodo. Io ho identificato tre obiettivi. Pensando a questo, allora vi racconto un pochino di me, giusto perché possiate capire anche come utilizzare questa cosa e questo suggerimento. Io nella mail che avete ricevuto quando vi siete iscritte c'era una pagina da scaricare che era questa, credo sia qua. Ok. Questo mese il mio obiettivo è, ok? Allora, io avevo pensato, ho pensato a questo, dunque, che cosa devo fare io questo mese? Io questo fine settimana dovrò viaggiare perché sarò in Svizzera per un corso di aromatouch, se c'è qualcuno da lì, ci vediamo presto. Ho un periodo un pochino più impegnativo del solito a scuola, sapete che lavoro in una scuola steineriana. E in questo periodo sto seguendo in particolare un bambino che ha bisogno di aiuto in matematica e in norvegese e quindi io così, ho delle ore in più da dedicare a lui. E quindi mi devo anche preparare, no? In questo senso. È un periodo in cui sto preparando anche delle cose da proporre per il mio team, eccetera. E quindi è un momento in cui so che ho bisogno di energia, ho bisogno di essere concentrata, ho bisogno quindi anche di riuscire a dormire bene. Questi obiettivi li ho scritti qui, ok? Nella prima parte ho scritto questi obiettivi che sono quelli che sento più importanti in questo momento, quindi protezione, energia. E sonno. Perché se non riesco a dormire, poi so che tutto sarà più difficile, no? Una volta che ho identificato queste cose, allora vado a scegliere gli oli che mi servono, che so che mi serviranno, e controllo se li ho. Ora, io ne ho tanti di oli, li ho. Direi praticamente tutti, tranne un paio che sono finiti e che sto riordinando e quelli nuovi che arrivano questo mese, tipo Ravenzara, ovviamente quello nuovo non ce l'ho, però ne ho tanti, no? Però appunto gli oli poi finiscono, eccetera. Quindi io guardo, allora io mi sono fatta in questo programma, mi sono scritta e voi lo potete seguire in questo qui rosa, eh? E io ho scritto appunto, qui ho scelto di lavorare su energia, sonno e protezione, perché sappiamo quello che c'è intorno a noi in questo periodo, no? E voglio sentire serena, mi voglio sentire concentrata, voglio sentire che anche se
tante cose da fare, però sono in controllo, no, di quello che mi sta succedendo. Benvenute ancora le persone che si sono aggiunte adesso. Allora, io ho identificato tra le cose che mi servono gli integratori, quelli sono un must del Lifelong Vitality, ed è per me irrinunciabile e indispensabile per la sopravvivenza proprio. E quelli io di solito li prendo, come vedete, che ho scritto qui al mattino, per cui nel primo punto di questa scheda, se ce l'avete, eccetera, potete scrivere quello che pensate di fare al mattino. Un'altra cosa che io prendo sempre perché assolutamente aiuta e supporta il sistema immunitario sono i probiotici, quindi il PB Assist. E quando lo prendo il PB Assist, sempre al mattino, per cui l'ho scritto nel primo riquadro. Voglio la protezione, abbiamo detto, ce l'ho scritta qua, adesso in quello rosa lì non c'è scritto nulla, per cui continuo a farvi vedere il mio, per cui per quello il primo olio che scelgo naturalmente è On Guard, no? E quindi ho scritto anche On Guard. On Guard quando lo uso? Lo uso al mattino e lo uso sicuramente anche alla sera. In genere all'ora di pranzo e al pomeriggio non sono a casa, per cui ecco, tendo a concentrare le cose tra il mattino e la sera. Però ci sono delle cose che magari prendo a pranzo o nel primo pomeriggio e per cui le scrivo lì. Un'altra cosa che assolutamente uso al mattino è Motivate. Ne abbiamo parlato un po' anche la settimana scorsa, ma è appunto questa miscela che aiuta assolutamente a partire con il piede giusto. Motivate e Balance sono due oli importanti da usare al mattino e io li ho scritti qui. Ora, li ho scritti qui non perché non mi ricordo di usarli, perché sono diventati una routine ormai per me. Li ho scritti perché devo essere sicura di averli, ok? Anche Steady, eventualmente, anche questa è una miscela di cui abbiamo parlato la settimana scorsa ed è la versione per bambini di Balance e sono entrambi molto utili. A me piace tantissimo il profumo di Steady e ha un po' la stessa funzione di dare equilibrio, di rasserenare, di dare proprio no, la capacità di affrontare la giornata nel modo giusto e quindi questo anche è un'alternativa. Un'altra cosa che ho scritto qua è diffondere gli agrumi. Gli oli di agrumi sono tra i primi che si finiscono perché si usano tanto, no? Il limone al mattino, il limone nel diffusore, l'arancio, tutti i tipi di agrumi. Quindi anche questi sono degli oli che ho bisogno di controllare tutti i mesi se li ho. Poi un'altra cosa che aiuta tantissimo sia la protezione che l'energia è il DDR Prime, che è questa miscela per il supporto cellulare. C'è dentro frankincense, c'è dentro clove, ci sono tutti degli oli che aiutano le nostre cellule a svolgere le loro funzioni, a riprodursi, a fare la loro vita, il loro ciclo normale. Un'altra cosa per il pomeriggio, quando sono a casa, non so se si riesce a leggere, forse lo leggete a rovescio, c'è scritto diffondere peppermint, rosmarino e frankincense, perché sono gli oli che a me aiutano di più a mantenere così la concentrazione, lo stato di veglia, la memoria, no? Essere veramente pronta e dedicata a quello che sto facendo. Mi sono scritta anche diffondere Aroma Touch Eco Paiba. Questo non è per me, è per le mie gatte, in particolare per una delle mie gatte che è un po' vecchietta perché ha 17 anni, quasi 18, e quindi lei ha bisogno di Aroma Touch di Copaiba. Ora, mio marito, anche lui fa questo schema, le gatte ovviamente non scrivono, e quindi loro fanno parte del mio schema. E poi mi sono messa di fare yoga.
Alla sera che cosa mi serve per dormire bene? Intanto mi serve di fare movimento, mi serve di organizzare la giornata in modo che quando arrivo alla sera tutte le cose che avevo in programma sono state fatte. Io ho tutto in questo qui che è, diciamo, un po' il mio bullet journal in cui scrivo proprio tutti gli obiettivi che devo fare giorno per giorno e quindi è proprio uno strumento importante per me. Che cosa mi può servire alla sera per dormire? Sicuramente le capsule, le softgel del Serenity, il vetiver a me aiuta tantissimo a dormire perché è un olio che mio marito mi ha rubato in questo momento. ve l'avrei voluto far vedere, ma comunque. Ed è un olio che mi aiuta tanto quando c'è mentalmente qualche cosa che mi occupa tanto i pensieri. La melissa è un olio che uso tantissimo sia per riposare, ma anche per avere ispirazione, ne parleremo perché è un olio molto particolare e quindi è un olio che va usato con parsimonia, però è un olio importante da conoscere. On guard di nuovo alla sera. Yarrow Palm come mia routine anche per il viso, eccetera, per cui anche quello è un olio che devo controllare se ho, perché ci sono cose che uso tanto, quindi devo controllare se le ho. E poi lo dendrocrin, perché sapete che quando si rischia di essere un po' sotto stress è bene disintossicare. Uso lo dendrocrin sia per bocca ma anche per fare dei massaggi tipo sulle ghiandole surrenali o anche le spazzolature. E assolutamente irrinunciabili alla sera i fitoestrogeni e il bone nutrient. Quindi questo è quello che a me serve questo mese. Poi ovviamente ci sono tante altre cose che mi va ad usare, provare tante miscele per il diffusore, eccetera, no? Però ecco, queste sono le cose che a me servono di più. Ho chiesto a Hans Petter di dirmi su che cosa lui voleva lavorare. E lui mi ha detto che questo mese si vuole concentrare sulla voglia di dolce. Ora non ho il suo scritto sotto mano ora, però vi dico lui quello che ha fatto. Perché lui è. Allora, io sono un po' nerd, non so bene come tradurre, una secchiona degli oli, per cui mi viene abbastanza facile, no, trovare quello che mi serve, anche perché sono passati tanti anni, per cui ormai vado abbastanza sicura, come sicuramente anche tanti di voi che usano gli oli da tempo. Però ci sono delle cose che invece magari io ho piacere che lui faccia. Allora gli ho dato questo libro, non so se lo conoscete, si chiama Advanced Oil Magic. E questo è carino perché ci sono tanti tanti protocolli. E questo qui è solamente in inglese, ma per lui va bene. E abbiamo cercato quello che è la dipendenza, no? Quindi in inglese addiction. E ce n'è proprio una, la vedete qui, che dice dipendenza dallo zucchero. E dice quali oli sono, e c'è proprio un protocollo a pagina 210. Ve la dico perché magari può essere carina, no? Per ognuno di voi. Allora, qui consiglia queste cose. Vedete, c'è proprio un protocollo che dice quali oli usare e quando e come. Per la dipendenza dagli zuccheri, no? Quindi cercare di lavorare sul fatto che abbiamo bisogno di mangiare spesso dolci. Ed è una cosa che in effetti per lui è un pochino lui ha bisogno di molte meno cose di me, tipo per stare tranquillo. Lui è nato tranquillo, i norvegesi sapete che sono un po' così. Però ecco. È più difficile per lui questa cosa qua. Allora, qui c'è scritto: questo
I benefici di questo protocollo saranno quello di aiutare a, così, a combattere queste voglie di magari mangiare più spesso, cercare qualcosa di dolce, usare l'attività fisica come una distrazione sana e favorire così l'autostima ma anche il rispetto di se stessi. Allora, per questo a lui viene consigliato black pepper sotto alla pianta dei piedi alla mattina e alla sera, pompelmo qualche goccia in un bicchiere d'acqua o in una bottiglietta d'acqua da portare durante il giorno, purify da diffondere. E poi dice di fare, è un protocollo a 360 gradi, quindi attività fisica ogni giorno, può essere una camminata, può essere palestra, può essere, a lui piace giocare a pallavolo, può essere qualunque cosa che sia attività fisica e che ci fa stare bene. Poi consiglia degli integratori che si chiama Meto2Max, che aiuta a dare più energia e anche di usare qualche cosa che ci aiuti per respirare bene durante l'attività fisica, in questo caso air, per esempio. Un'altra cosa è Anchor, che ci aiuta ad essere presenti a noi stessi e anche di visualizzare, quindi usare proprio questa tecnica. Scusate, chiudo un attimo questo perché mi stanno arrivando dei messaggi, forse è arrivato qualcosa nella chat. Ecco qua. Ok, era una cosa tra voi. Ok. E quindi dicevo, no? L'idea di pensare a quello che noi vorremmo come se l'avessimo già raggiunto. E poi dice usare questo protocollo per 8 settimane e poi rivalutare e vedere come sta andando. Ovviamente possiamo valutare anche giorno per giorno. Ecco, per cui il mio invito questa sera è di prendere quella scheda che forse avete stampato, o se non l'avete stampata, prendete tranquillamente carta e penna e scrivete quello che volete che sia il vostro obiettivo per questo mese di marzo. Volete riposare meglio, avete problemi di digestione, volete cambiare un po' così le cose che state usando in casa, no? Che ne so, usare dei detergenti meno aggressivi, cose con meno tossine, avete bisogno di qualche cosa che siete sicuri che disinfetta in questo periodo, volete provare a fare il bucato in modo diverso, volete lavorare sulle vostre emozioni, sull'equilibrio ormonale. Scrivete, pensate a quello che vi aspetta questo mese, alle cose che avete da fare e scrivete che cosa, quali sono i vostri obiettivi in base a quello, in base al momento della vita che state vivendo adesso. A che cosa mi serve? Perché io faccio questo? Perché prendo un po' di tempo all'inizio di ogni mese per fare questo lavoro? Intanto perché credo che serva da tutti i punti di vista, no? Prendere un po' di tempo per programmare in realtà ci aiuta a salvare un po' di tempo successivamente. Programmare quello che mangeremo durante la settimana, programmare le nostre attività in modo da trovare uno spazio per tutto, no? Questo è sempre una cosa importante. Per cui ecco, provate a pensare quello che è e poi provate a pensare in base alle vostre conoscenze quali oli potrebbero aiutarvi. Ho trovato recentemente che la nuova app di Modern Essentials si chiama Modern Essential Plus, la potete scaricare anche in italiano. Io l'ho scaricata in inglese perché nella mia famiglia è più comodo questo, no? Però la potete avere anche in italiano ed è sempre comoda, ce l'avete sempre dietro e soprattutto è sempre aggiornata. Costa più o meno
mi sembra intorno ai 20 euro all'anno, considerando tutti gli aggiornamenti mensili, ma vale assolutamente la pena perché ogni volta che Duterra viene fuori con un olio nuovo, non abbiamo bisogno di comprare un altro libro, no? E non dobbiamo aspettare la traduzione perché viene fatta istantaneamente. Quindi ve la consiglio assolutamente. Secondo me è ancora, a me piacciono tanto i libri, però questa è una base da avere davvero sempre con noi perché ci può servire in qualunque momento. Sabato ero a questo incontro della Tenda Rossa, c'è stata una ragazza che mi ha detto: mi serve qualche cosa per la fibromialgia, no? E le ho detto: guarda, apri l'app e guarda da sola che cosa ti può servire. Quindi è assolutamente, e non abbiamo magari sempre, sempre dietro il libro con noi, no? A meno che stiamo facendo una classe, eccetera. Se tra voi in questo momento c'è qualcuno che non conosce gli oli, che non ha un team di riferimento di Duterra che lo può aiutare per fare questo lavoro, mandatemi un messaggio e potete rispondere alla mail che avete ricevuto quando vi è arrivato il link a laviaaromatica @gmail.com e io vi aiuto molto volentieri a trovare gli oli che vi servono per questa cosa. Se vi fa piacere scrivere nella chat alcuni di questi obiettivi, possiamo anche nei minuti che ci rimangono condividere insieme alcune idee, ok? Perché sono sicura che alcuni temi, alcuni obiettivi possono essere comuni a tutti, no? Sicuramente quello di dormire bene, di avere energia, di essere protetti, sono abbastanza sicura che sia una cosa abbastanza importante per tutti in questo momento che stiamo vivendo. Una volta che ho identificato dove siete? Eccovi qua, vi avevo perso per un attimo. Una volta che abbiamo identificato gli oli che ci servono, gli integratori che ci servono, i prodotti che ci servono, possiamo preparare il nostro ordine. Ok? L'ordine mensile di doTERRA, non so se avete mai sentito parlare del programma fedeltà, ma è veramente una cosa che ci aiuta a risolvere tantissimi problemi. Grande, ottima, la sto scaricando, brava Elena, perché è davvero una risorsa grande, no? E dicevo, ci risparmia tanti giri, tante scelte, tante cose, no? Che alle volte possono davvero creare confusione e procurare ancora più stress e ci possono portare a spendere di più e a comprare delle cose che magari non sono esattamente quello che vorremmo. Allora, in italiano è Modern Essential Plus. Vorrei essere più serena e non ingigantire i problemi. Ok. La lingua per l'app, ora, adesso io ho un pochino di tempo che l'ho scaricata, ma quando l'ho scaricata mi dava la possibilità di scegliere la lingua in cui la volevo. E ho provato, vedete qui in alto, c'è, per chi ce l'ha già, c'è un quadratino dove c'è scritto N, che sta per English, però andando avanti, vedete, scorrendo, viene fuori anche l'italiano. Volendo lo potrei fare, costa 3,99 ad aggiungere l'italiano. Quindi basta andare appunto qui in alto su questo quadratino. Se la impostate in italiano dall'inizio, ok. Se invece volete aggiungere l'italiano, perché magari l'avete scaricato in inglese, eccetera, allora lo potete fare passando da questo quadratino che è in alto a sinistra sul telefono. Ok, grazie a voi. Vedete che bella la collaborazione, no? Ok, allora, c'era qualcuno qua che diceva: vorrei essere più serena e non ingigantire i problemi. Degli oli che potresti aggiungere nel tuo ordine mensile sono sicuramente il Serenity, da usare alla sera, sicuramente il Balance, come abbiamo detto, sicuramente la lavanda. Ora,
Ora, adesso non abbiamo tempo di vedere come usare tutto, però nell'app lo trovi. Copaiba è un olio che a me aiuta tanto ad essere più serena, ad essere collegata alla terra in un certo senso, no? E quindi è un olio che va molto bene per me. E ho visto che mi aiuta tanto. Un olio che a me aiuta molto è anche Magnolia. Magnolia è ancora più rilassante della lavanda, molto materna e quindi rassicurante, per cui forse per non avere difficoltà, no, sui problemi, eccetera, può essere che sia una buona idea. Però appunto, ognuno di voi deve provare. Guardate, iniziate sempre da quello che avete, ok? Costanza e pazienza, secondo me, va bene steady, va bene motivate. Sulla pazienza bisognerebbe lavorarci un po', però eventualmente poi ci guardiamo. Perché ci sono diverse possibilità che mi vengono in mente. Ok, però volevo farvi vedere assolutamente quest'altra cosa. Poi, Mara, se ti fa piacere, se non hai nessuno di riferimento, eventualmente possiamo sentirci dopo. Ecco, condivido ancora lo schermo. Share screen. Torno qua. Ecco, per farvi vedere questa è una presentazione che ho preparato per il mio team ed è proprio su questo programma Fedeltà che a me piace chiamare il mio pacchetto benessere. Perché io ogni mese, in base a quello che io ho scritto qui, quindi in base esattamente a come mi sento, a quello che voglio raggiungere, a quello che mi aspetta, vado a riempire il mio ordine. Questo è un programma che doTERRA ha fatto, che è assolutamente facoltativo, ma che ha dei vantaggi, ok? Ogni prodotto ha dei punti valore, se qualcuno di voi è nuovo e ci sono tutte queste parole doTERRA che sono un pochino strane, no? Ogni prodotto ha dei punti valore. Quando noi facciamo un ordine con questo programma Fedeltà, accumuliamo dei punti in base a quello che abbiamo comperato. Iniziamo da il primo mese in cui, i primi mesi in cui guadagniamo il 10%, arrivando fino nel corso dei mesi. Se ci vado sopra con questo non me lo fa fare, fino al 30%, ok? Quindi pensiamo che abbiamo il 25% di sconto, abbiamo il 30% alla fine che ci viene restituito sotto forma di punti, quindi voi capite già la convenienza, no? È gratuito, è sufficiente un PV, quindi un olio super economico come il limone, una saponetta per tenerlo attivo, quindi per non eliminare tutti i punti che abbiamo guadagnato fino a quel momento. È molto flessibile, lo possiamo cambiare secondo a quello che ci serve e che noi abbiamo scelto. Non è doTERRA che sceglie per noi. Possiamo scegliere la data oppure possiamo aspettare una data che abbiamo prefissato, che normalmente è entro il 15 di ogni mese per ricevere il prodotto gratuito. Riceviamo il rimborso delle spese di spedizione. Ora davvero ci sono persone che hanno il programma Fedeltà solo per ricevere il rimborso delle spese di spedizione sotto forma di punti che poi possono utilizzare. E la percentuale appunto accumula del te ne dei punti aumenta nel tempo. Questo è l'aspetto del carrello del programma Fedeltà. Del mio ordine, questo era penso dell'anno scorso, perché l'avevo fatto l'anno scorso. Allora, vedete che io qui ho fatto una lista delle cose che volevo e le cose che mi servivano in quel mese. Questo
Qui posso aggiungere al carrello velocemente, basta che adesso questo non è attivo perché è una foto, no? Però basta che aggiunga le cose che voglio. Posso aggiungere, ma posso anche togliere se è una cosa del mese precedente che questo mese invece non mi serve più, cliccando qui sulla crocetta. Posso scegliere di utilizzare i punti selezionando qui. Qui in fondo vedo quanti punti ho, ok? Se qualcuno di voi ha il lavoro con doTERRA, deve avere almeno 100 PV per avere le commissioni. Che questo non vi spaventi, perché come stavamo dicendo, ogni mese chi di noi non spende 100 euro tra prodotti per la casa, prodotti per le pulizie, prodotti per la cura della pelle, deodoranti, pensiamo a tutta la famiglia, ok? Integratori, vitamine, oli che ci servono sicuramente. Ecco, se mettiamo insieme tutto questo, io vi assicuro che anche se non avete una famiglia numerosa, arrivate a spendere 100 euro. E considerate anche che tutto quello che vi arriva sono cose di grande qualità, quindi non possiamo pensare di confrontare i prodotti doTERRA con la cosa super economica che abbiamo al supermercato, no? Pensiamo di invece di paragonarli a qualche cosa di buona qualità, completamente naturale e infusa con gli oli essenziali. Io sono sincera, ho comprato perché mi piaceva, ho comprato un unguento che contiene l'icriso e l'ho usato, ma non è l'elicriso di doTERRA. Okay? Quindi possiamo comprare delle cose che contengono gli oli essenziali, ma non sono questi, non sono così testati, non sono così efficaci, non sono mai la stessa cosa. Okay? Possono essere buoni, ci sono altre buone marche, ci sono buone marche di cosmetici naturali, eccetera, però non hanno gli oli doTERRA dentro. E invece comprando queste cose ce l'abbiamo, no? Se vogliamo usare gli integratori, i kit degli integratori Lifelong Vitality, io qui ho quello vegan ma anche quello normale e tanti altri sono molto più economici con il programma Fedeltà. Mio marito usa tanto il Deep Blue Polyphenol Complex che c'è nel suo piano, nel suo ordine perché ha spesso mal di schiena ed è l'unica cosa che lo aiuta e quello lo paghi meno della metà aggiungendolo agli integratori. Quindi capite che alla fine questo ordine mensile non è qualcosa che ci lega, è qualcosa che ci libera. Ok? In più, posso usare i punti per pagare, posso usare, vorrei che questa cosa non mi comparisse tutto il tempo su questa parte che vi volevo mostrare. Ok, vedete quest'ultima parte? Ci sono dei punti che io ho accumulato per quel 10, 20, 30% che mi viene restituito e che io posso usare per comprare. Vedete, se utilizzare punti seleziona. Quindi vuol dire che io questa cosa ce l'ho gratuitamente. In più, se io sono attiva con doTERRA, doTERRA mi ripaga generosamente per i miei sforzi e mi mette dei soldi su delle commissioni sul conto che io con doTERRA. Questi soldi io li posso versare, posso decidere di lasciarne un po' sul mio conto che ho lì in doTERRA, che loro chiamano bilancio AR o Air Balance, e posso usare quei soldi per pagare il mio ordine. Quando ho scattato questa foto avevo lì dentro questa cifra che vedete qui e quindi quello che io ho speso, che era questa cifra qua, comunque mi viene scalata, per cui non mi viene dalle mie tasche, diciamo, no? Ma mi viene da lì. Per cui ho avuto quasi 300 euro di ordine senza pagare assolutamente nulla. E questo è possibile per ognuno di voi, no? E
basta. A quel punto controllo l'indirizzo, questa è la data che avevo scelto, però posso anche dire invia ora. Posso scegliere di pagare con carta di credito o con addebito bancario. Posso scegliere di cambiare l'indirizzo a seconda di dove mi serve. Questo è un indirizzo svedese perché alcuni prodotti in Norvegia non arrivano, quindi a volte facciamo arrivare l'ordine là. Se mancano delle cose tipo ho cambiato la mail, ho cambiato la carta di credito, eccetera, aggiorno tutto. E spedisco. Mi arriva il mio pacchetto benessere a casa nella mia scatolina, che tra l'altro magari vi farò vedere come riutilizzo perché sono delle scatoline robuste e carine che si possono usare per tante cose. Io le uso spesso per metterci le cose che preparo per la scuola, eccetera. E questo è, quindi, è un modo veramente che riguarda tantissimo il nostro stile di vita, no? Prepariamo il nostro obiettivo, scegliamo quello che ci serve, riempiamo il nostro ordine e poi mettiamo in pratica. Questo ci servirà a conoscere gli oli, perché magari quando andiamo sull'app, quando andiamo sul libro, no? Viene fuori, per esempio, black pepper. E non è un olio che abbiamo in casa. È qua, però non è un olio che aspetta e usa tutti i giorni. Che olio è black pepper? E inizi a imparare, no? Quindi usare gli oli su di noi è sempre il modo migliore per imparare a conoscere, imparare a vedere l'effetto che ci stanno facendo. È un modo per vivere consapevolmente perché appunto ci evita tanti giri, ci evita di comprare cose in fretta di cui non conosciamo la qualità, eccetera. Per cui ecco, questo è quello che io volevo condividere questa sera perché credo che sia importante per tutti noi vivere in un modo intenzionale e consapevole. Penso che aggiungerò assolutamente un giorno alla pagina Facebook, al profilo Instagram, al nostro gruppo privato in cui si parla di vita consapevole e di vita sostenibile, in cui possiamo scambiarci anche dei suggerimenti e delle esperienze su questo. Mi farebbe piacere anche sapere che cosa ne pensate, no? Perché penso che sia davvero uno dei compiti più importanti che possiamo fare quando scegliamo così, di entrare in questo mondo di Udoterra, di condividerne i principi che sono di integrità da tutti i punti di vista. Vi ricordo, a proposito di punti, che questo mese chi ha deciso di aprire un account riceve 50 punti in omaggio, che sono un buono regalo, diciamo, da praticamente 50 euro. Quindi è una bella cosa. Se volete farlo, può essere il momento giusto. Se vi fa piacere farlo con me, io sono qui. Una volta ci parli degli integratori Doterra, per esempio Lifelong Vitality, Dieder Prime, probiotici. Allora, l'abbiamo fatto. Lo posso assolutamente fare ancora. L'abbiamo fatto qualche volta fa qui a Martedì del Benessere. Penso di avere caricato il video sul canale YouTube. Quindi puoi provare a guardare il canale YouTube. È su Elis mi sembra che si chiami Elisa. Non mi sembra, lo so, si chiama Elisabetta la Via Aromatica, non si chiama la Via Aromatica e basta. Quindi, però lo trovate, penso, molto facilmente. E quindi dovrebbe esserci assolutamente un video su quello. E c'è sicuramente un post sul blog con tutti i dettagli, però se grazie di averlo chiesto e possiamo assolutamente parlarne di nuovo. Ok, mi si sta scaricando la batteria e siamo anche fuori tempo massimo, quindi vi saluto, vi ringrazio e scrivetemi se appunto vi fa piacere ricevere il mio aiuto per aprire il vostro account e preparare il vostro super pacchetto benessere di questo mese. Buona serata e a presto.